Allora ragazzi, ciao belli, dai, giorno dopo la vittoria, non sofferta, soffertissima di più, però che ci ha fatto godere come dei mufloni in calore. Insomma, sono quelle partite che si dice vinci, bisogna essere cinici, buttare dentro quando c'è l'occasione, insomma. È stata una delle partite dove, anzi senza estate, è stata dove l'Inter ha concesso più tiri in porta alla squadra avversaria e dove ha creato meno. Abbiamo vinto un po' come ha fatto la Juventus in molte altre partite quest'anno, no? Giocando male, subendo e portandola a casa. Ovviamente la Juve, insomma, palo, traversa, occasione, però nel calcio conta buttare dentro la palla, e se non la butti dentro, questo succede. Per noi cos'è? Allora, cominciamo già a dire una cosa su certi tifosi. Quando si giocava bene, ma però non va bene, si deve vincere. Quando giochi male e vinci, non va bene lo stesso perché hai giocato male. Però fate facce col cervello. Ieri l'importante era vincere, punto. Non importa come. Adesso rimangono 8 partite più la Coppa Italia. Non importa come devi vincere, punto. Il gioco bello lo lasciamo da parte. Adesso speriamo che questa vittoria ci dia autostima, ci dia fiducia, la fiducia persa, ci dia un po' di morale. Non abbiamo più le coppe, quindi si può lavorare tutta la settimana, si può recuperare e che ci dia il là a quello sprint finale. Poi se le altre faranno meglio, gli si fa i complimenti. Certo che adesso, andando a vedere la prestazione di ieri, se le giochiamo così tutte, non le possiamo vincere tutte, è chiaro che si deve far meglio, però può essere quella vittoria che ti dà appunto quel brio, quello sprint, quella consapevolezza, quella fiducia che è smarrito, insomma dare il là a magari un'importante serie di filotto di vittorie, perché ovviamente adesso la più importante è quella che c'è col Verona sabato, e poi quella con la Spezia, poi c'è il derby, poi c'è quell'altra, e poi c'è quell'altra, insomma, poi c'è la Roma, insomma, tutte partite importanti, decisive, perché adesso non si può più regalare punti. Vediamo stasera come il Milan, che vincerà sicuramente 25-0, segnerà pure Galliani sul calcio di punizione, farà un gol a foglia morta, farà dalla punizione a foglia morta, segnerà pure Brusco di testa su assist di Galliani. Insomma, Milan vincerà facile, saranno sempre 6 punti più 1 da recuperare, perché abbiamo lo scontro diretto che è... Siamo in svantaggio col Milan, siamo in vantaggio col Napoli. Milan e Napoli sono in parità, da vedere la differenza reti, adesso non so a chi vada. Se ci fosse un arrivo a 3 a pari punti con lo scontro diretto del Napoli in vantaggio del Milan, allora noi saremmo sicuri di essere campioni per la differenza reti. Però questi sono discorsi che si faranno eventualmente, prima di tutto vediamo stasera Milan-Bologna, poi vediamo le altre partite. Partita, ripeto, giocata male, c'è poco da dire, cioè è stata in balia, la Juve, insomma. Fatto curioso che le prime occasioni poi ce le siamo create, cioè le abbiamo date noi a loro, perché quella respinta maldestra di Handanovic, questa traversa presa, poi l'errore di Bastoni che scivola, un altro pallone perso, e vabbè, lui, un altro pallone perso da... a centrocampo, insomma, con Brozovic che scivola, quindi hanno un'altra occasione. Poi nel secondo tempo quel pasticcio tra Handanovic e Skriniar, non è uscito a palla bassa. Abbiamo preso dei rischi ieri per voler uscire sempre a palla bassa da dietro, però va bene, però ogni tanto si può anche spassare via la palla, non prendere rischi come è successo, o perdere palla lì a 20 metri regalando falli laterali o volte scivolata. La scivolata che abbiamo visto di Brozovic, una dormita di Dumfries su un cross tagliato di Dybala, poi vabbè il palo di Zaccaria. A proposito, avete visto, noi un giocatore così, la nostra rosa, poi il prossimo anno servirebbe un box to box capace di accelerare se ce n'è bisogno, di far legna, di essere fisico, di recuperare palloni, di avere della tecnica. Ce ne sono in giro. A sto proposito vi segnalo che si parla sabato di emissari di Inter, Juventus e non solo, in Tribuna Ren, e
di squadra inglesi per visionare il figlio più giovane di Thuram, che gioca nel Nizza, un box to box mediano, 33 presenze nella zona under 21 francese, 3 assist e 2 gol. È un bel prospetto, chiaro, è giovane, sei quel giocatore che tu devi puntare. Insomma, gioca Tchouaméni del Monaco, bellissimo giocatore, Camavinga, no? Tutta gente giovane che però gioca, è chiaro che poi devono anche, cazzo, devono andare a lavare la macchina, vedete che sporco. Prospetti che stanno a giocare a pallone, è chiaro che è giovane, però il target questo sarà, se fai alto finanziamento, che poi non venga bene tu, perché c'è Chiaslani, quello giocatore del Lecce. Io con 20 milioni comprerei Fofana tutta la vita dell'Ans, però sono già tanti 20 milioni per noi che deve uscire. Poi questo è presto. Comunque, volevo segnalarvi questa cosa, se ne parla molto. L'Inter è molto forte su Camara, che è un difensore, nasce difensore centrale, trasformato in giocatore play davanti alla difesa, o comunque un giocatore abile nel recuperare palla, perché sa difendere, ma è molto bravo tecnicamente. L'ha messo lì Villa Boas nel 2017-2018, credo, 2019, non lo so, l'ha impostato lì come centrocampista, lì è rimasto e lì sta facendo bene. Però su Camara non c'è solo l'Inter, che l'Inter c'è e se ne parla molto qua, però non c'è solo l'Inter, tante squadre inglesi e sarà difficile prenderlo, però a zero veramente bel prospetto. Tu hai Agumé, che in quello stile, ecco, facciamo adesso un giochino: se restassero il prossimo anno, poi chiudiamola lì perché non abbiamo parlato di mercato, se c'hai Brozovic, Barella e Çalhanoğlu, sarebbe interessante metterci qualche giocatore tipo, non so, su Camara, Thuram, su Fofana sarebbe tanta roba, più avere tu, non so se resta Gagliardini, pensi che andranno via. Insomma, serve comunque gente che sia capace di palleggiare. Poco importa se non sia conosciuto, l'importante è che abbia grinta, che abbia voglia, che abbia la stessa Gumé, che sappia dare due calci a un pallone, comunque, che sappia impostare. Poi è chiaro, si deve puntare sui giovani, perché quello deve essere il target se non ci sono cambiamenti di proprietà. Poi col nuovo Fair Play, ne parleremo già ad aprile, che verrà approvato, qui sì, si vedrà bene come funzionerà, perché si deve andare avanti con quello che si fattura. Quindi se fatturi 100 puoi spendere 70 per contratti, stipendi, commissione procuratore, quindi c'è da stare attenti. Tornando alla partita di ieri, che è la cosa più importante, si doveva vincere, abbiamo vinto, di Riffa, di Rafa, non mi importa, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, ed è la cosa che più era importante per noi, vincere, e abbiamo vinto, chi se ne frega come. Chiaro che adesso si deve migliorare il modo di giocare, il modo di stare in campo, le polemiche le lasciamo agli altri, perché non mi interessano, non ci voglio dire su quello che ha detto l'arbitro, se ne è già parlato tanto e non mi va di starmi qua a dilungare ancora, rigore, no, è andata così. Sicuramente De Vrij, faccio i migliori auguri a De Ligt, che è all'ospedale per 2 mesi ricoverato, trauma cranico facciale con frattura dello zigomo dopo la manata pazzesca di Darby, anche l'arbitro poi non ha dato il rigore, stranamente neanche il VAR ha detto che era rigore. Vabbè, insomma, lasciamoli piangere. Certo che sentirsi cantare da quello stadio di merda, da quei tifosi di merda, sapete, sono rubare, ma da quale pulpito arriva? Ma andate a cagare, imparate a perdere, zitti e muti. Prossimo anno rifatevi, sarete più competitivi, che cazzo vi deve dire, quest'anno è andata così. L'Inter negli scontri diretti si porta a 9 punti come il Milan tra le prime 4, e Napoli resta 8, quindi l'Inter sarebbe in vantaggio in teoria, però se la Juve è fuori, si scontri diretti con la Juventus e col Napoli, e sarebbe in parità, sarebbe sotto solo col Milan. Milan ha vantaggio solo con l'Inter, con Napoli non si sa, e con la Juve è in perfetta parità. Insomma, questo è quanto. Abbiamo vinto una partita che era da vincere, che era l'importante. Abbiamo fermato l'emorragia, perché era 3 mesi che non si faceva in trasferta, 7 punti in 7, nel girone di ritorno ha fatto pochissimi punti. Una vittoria che ci deve dare il là per ripartire e per finire meglio la stagione. Quindi, ragazzi, potevamo, una sconfitta, a toccare il fondo e andare in picchiata. Questa vittoria deve dare morale, entusiasmo e voglia di ripartire, come ha detto anche il capitano ieri,
che adesso non vedo l'ora di giocare sabato col Verona, quindi adesso a lavorare, testa bassa e pedalare, che c'è molto da fare. Sempre Forza Inter, alla prossima ragazzi, ciao!